Team Favero, Mosoliano Nils, urne, partiti in questo istante con le alternative costituite da Carcassonne, da Giant Oak e da St. Petersburg, che salta in vantaggio alla Siepe di apertura, che costituiscono gli altri tre delle forze in campo. Cavalli che vanno a disporsi subito in lunga fila indiana. C'è Mosoliano che salta nella scia di St. Petersburg, poi più discosti gli altri, ma sono praticamente radunati, chiusi da Giant Oak e da Carcassonne. Passate le mura, si va alla Marrana e si entrerà nel campo dei salti col doppio travone, una siepe, la buca e la gabbia di siepi. Andatura tranquilla in questa prima fase di gara, tutti a mantenere le posizioni, a controllarsi, con St. Petersburg e Josef Vana Junior a virare per affrontare il prossimo impegno, che è la buca. Ha perso un po' contatto Nils. Cerchiamo di inquadrare anche i concorrenti con il binocolo. No, Nils si è riproposto abbastanza bene al centro gruppo. C'è sempre St. Petersburg in vantaggio. Lo tallona da vicino Mosoliano, che poi lo scavalca addirittura. Intanto è finita la corsa di urne, Josef Bartos disarcionato, rimangono in cinque per circa ancora metà gara, con l'alternanza al comando di St. Petersburg e Mosoliano, sono seguiti da Nils e da Carcassonne. Salta invece in coda Giant Oak con Alessio Poglioni. Quando si va alla battuta di tronchi, che il quintetto ha superato indenne, siamo all'incirca a metà gara. St. Petersburg tallonato da Mosoliano, poi Carcassonne che fa praticamente pariglia con Nils. Giant Oak che cerca il recupero, si va ancora a saltare il sieponcino fra siepi e poi a proseguire. Poi la fase che dovrebbe essere più veloce, una volta usciti dal campo di gara, inizia il secondo giro. Hanno in effetti allungato in testa la corsa St. Petersburg e Mosoliano di conserva, si riceve male dal salto e intanto c'è la caduta. Attenzione, perché dovrebbe essere andato per le terre Carcassonne con Pavel Peprna, che tra l'altro per il momento rimane accasciato e non si rialza. Noi ovviamente seguiamo la fase conclusiva della corsa. Duellano sempre in testa Mosoliano e St. Petersburg, che vanno a saltare nuovamente per ripassare la buca. Pavel Peprna sembra anche sofferente. Intanto si va alla fase conclusiva della prova, con i cavalli che escono dal campo di gara per affrontare gli ultimi 600-700 metri. Ha preso vantaggio St. Petersburg all'attraversamento della pista da corsa del trotto, quella in sabbia, e quindi la grande piegata conclusiva a destra per il pubblico che segue dalla tribuna. Un occhio ovviamente lo buttiamo anche all'autoambulanza, che va a prestare i soccorsi sanitari che sono accanto a Pavel Peprna, che comunque si è almeno rialzato parzialmente e sta colloquiando con i sanitari. Addirittura d'arrivo che comincia. St. Petersburg in avanti con Josef Vana per il training di Elena Blaskova, deve solo far trascorrere gli ultimi metri e l'ultimo salto per riportare il cross country Renato De Massa dopo la sfortunata esibizione
del debutto qui a Treviso, mentre c'è lotta per il secondo. Nel tratto ultimo è Giant Oak che sorprende Nils e sul traguardo lo batte anche piuttosto nettamente, mentre St. Petersburg aveva finito rialzato e più discosto finisce Monzogliano in una prova che ha perso per caduto i numeri 6 di Urne e il numero 1 di Carcassonne. Ovviamente attendiamo la conferma ufficiale, questo è un arrivo provvisorio. St. Petersburg, Josef Vana, Elena Blazkova e i colori del